Roberto? E ci siamo per l'ultimo incontro della giornata, quello che vede impegnati Carletto Di Renzo e Antonio Buta. Entrambi li abbiamo visto impegnati sul tavolo televisivo. Se mi puoi chiamare, eccolo qua Gianluca, è qui con me. Eccolo qua Gianluca. Allora, vediamo un po' la situazione di questi due giocatori. Siamo nel girone 4. Allora, Freddi, a quanto mi hanno detto, ha vinto 3 incontri consecutivi, è dentro. E adesso sta riposando. Caratozzolo ne ha vinte una, quella con il, sul tavolo televisivo. Anzi, ne ha vinte 2, scusa. E va per la vittoria, con, quindi per il passaggio contro Dio M'aiuta, che deve a tutti i costi vincere, perché ha vinto, Carletta ha vinto solo un incontro 3-0 con Freddi. E entrambi i giocatori sono ad una vittoria e 2 sconfitte. Di Renzo ha perso la prima con Caratozzolo, poi... Ah no, Di Renzo ne ha vinte... Scusami Gianluca che adesso... Di Renzo ne ha vinta una, sì, sono entrambi a una vittoria, sia Buta e sia quindi Di Renzo. Quindi hanno matematicamente ancora la possibilità di entrare. Sì, sì, però devono sperare che Carletto Di M'aiuta vinca contro Caratozzolo. In quel caso lì ci sarebbero 3 giocatori a 2 vittorie. A 2 vittorie, e quindi poi entrerebbe il gioco delle medie, eccetera, eccetera. Esatto. Quindi andrebbero a 2 vittorie di M'aiuta, Caratozzolo e il vincente di questa sfida. E lì poi dopo ci penserà la federazione a fare calcoli per vedere chi passerà il turno. Però l'unico che si è guadagnato in questo girone già il passaggio è Freddi, che può essere raggiunto solo da Caratozzolo, ma ha automaticamente passato il turno. Grande prova d'orgoglio di Stefano, che è ultimo in classifica, ultimo mi sembra. Classifica fino adesso non aveva mai vinto un incontro addirittura. E si è preso la giusta rivincita, perché è un giocatore veramente, veramente forte. Tanto bello questo angolo di mezzo colpo di prima per il pescarese. Ecco il replay proposto dalla regista, dal regista Vittorio Murra. Garuffa per Antonio Buta, 2/3 d'effetto per questa uscita intorno al primo diamante della corta. Colpisce l'avversario a piena, non difende, realizza un pallino da 3 e può mandare ancora Di Renzo già avanti per 12-0 prima di questo pallino. Ancora alla colpitura frontale. Vediamo come interpreta la posizione di Renzo, cerca immediatamente la palla sul filotto di prima, la squarcia, fa solo il 2 esterno e 2 rimangono, non c'è neanche il pallino. Intanto è partita la finale dei nazionali tra Daniele Montereali ed Antonio Girardi, quindi scontro tra due giocatori di esperienza. Sto guardando un po' la situazione degli altri gironi, Gianluca, mentre tu stai seguendo la partita. Intanto capolavoro di Antonio Buta, stretta tutto biliardo. Guarda che roba ha fatto qua Antonio, replay. Capolavoro. Socio, guarda il replay anche tu, guarda che meraviglia di stretta ha tirato fuori Antonio. Adesso me la guardo, mamma mia. È andata a finire dietro la pallina, okay. Sì. Che bravo Antonio. In appoggio Carletto Di Renzo, e lo fa, è un gran bel appoggio questo del giocatore abruzzese. Finita anche la finale della categoria femminile, che ha visto prevalere per 2-7-0 la calabrese di Reggio Calabria Enza Grimaldi sulla romana Cristina Fiori, alla terza finale consecutiva persa. Allora guarda, ti dico, la situazione del girone 2 praticamente c'è uno scontro diretto, sembra uno scontro diretto dentro fuori tra Maggio Aniello, chi vincerà avrà il posto assicurato fra i migliori 8, e tutte e due devono sperare
almeno per rimanere dentro, qualora chi perda deve sperare che perda Muro contro Belluta, perché Muro ha due vittorie, se vince Belluta va a tre e diventa... Intanto scusami, c'è qua Carletto Di Renzo che mano sul legno fa questo strike, 12 punti con un buon controllo, si stanno affrontando a viso aperto i due giocatori. Buta, seconda e terza, ammorbidisce diminuendo la forza, passa dal rimpallo, realizza anche il pallino, 11 punti. Carica adesso la steccata di Antonio Buta, davvero qualitativa. Quindi una situazione davvero difficile per Aniello e Maggio, che vanno praticamente a una sorta di spareggio. Quindi nel girone... è il match che probabilmente verrà trasmesso dalle reti Rai. Presumo di sì. A punteggio pieno invece... Di Renzo, di seconda andare in centro, altra perfezione di adesso Carletto. Di straordinario adesso sta facendo il nostro regista, eh? Se stanno dando di santa ragione. A punteggio pieno Gualemi, che ha già preso il posto fra i migliori 8, e poi devo capire chi è dietro. E risposta di Buta di Garuffa, 2 punti. Che bella partita stanno facendo questi due signori. Sagnella è durissima, che possa passare. Dalla corta, pelo di palla per Carletto Di Renzo a cercare una difesa diagonale. Girone 3, di forza. Il girone 3 Gianluca è molto incerto, anche perché devono finire gli incontri del quarto turno, quindi ancora non so darti una qualche pronostico, perlomeno definire chi è già passato. Di sicuro è passato Gualemi, che ha fatto 3 vittorie. A punteggio pieno, quindi il campione del mondo, padrone di casa, diciamo così. Ci sono delle grandi probabilità per Putignano di entrare negli 8. Che è nel girone 4. Che è nel girone 1. 1, sì, scusami. Quello di quarta. Quarta è già passato. Putignano, se vince a Vecchione, che è l'unica ad avere 3 sconfitte, passa sicuro. Anche se perde, però ha delle buonissime probabilità. Intanto 1-0 Romeo contro quarta. E avanti anche nel secondo set Romeo. Vediamo un attimo la situazione dei nazionali. I nazionali avanti 51-36 Montereali nel primo set. Intanto Buta tira fuori un'altra perla. Questa non era semplice, diminuita di forza, di palla grossa, di seconda. 10 punti, fantastico Buta. Bravissimo. Trova anche un'ottima difesa centrale. Di Renzo, di effetto buono, non di effetto a tenere, no. Non ne puntava, non ne puntava, però. Non ne puntava, si vede sua caratteristica, darlo nello scarico. Sponda biglia adesso per Buta, non ha l'ingresso per le due, quindi dovrà andarci di sponda biglia. Vederla da qua invece sembra, c'è l'ingresso di scatolino, che ce l'abbia. Si è tenuto dall'ingresso al pallino, comunque era una strada pressoché obbligata, no? Non vorrei che l'avesse proprio tirato questo qua. Io infatti stavo dicendo si è tenuto sul pallino, poi ti dico mi sono corretto, però si è tirato solo quello. Per non rischiare, tutto sommato non è sbagliato, se passi nel punto vuoto poi fa nulla, però sì. Sotto sponda
Qui ha tirato le 5 e gli sono venute le 3. Sì, qui è fortunato. È un po' nella caratteristica di Carletto di essere un po' arrembante come giocatore. 39-38, giro non semplicissimo per Buta. Deve giocare a ringaruffare, sul biliardo battuta sarebbe molto semplice, quindi si deve mantenere sullo stretto. Ma con la palla distante da sponda è semplice anche sul nuovo, perché la palla distante da sponda viene chiusa dalla forza. Quindi pur avendo il biliardo nuovo la caratteristica di allungare non succede niente. Torna anche in difesa. Qui l'ha fatta benissimo. A ingaruffare è molto difficile sul biliardo nuovo con la palla avversaria vicino a sponda, perché allarga la forza, viene allargare le traiettorie. Ma ha trovato la forza perfetta per tornare in difesa. E se non abbiamo qualcuno che ci ostacola la visuale, peccato, si mette l'arbitro. La bellissima quella inquadratura. Vediamo dove sta. Diminuisce la forza, quindi sta sul tiro. La prende una via di mezzo, no, socio? Sì. Aveva tirato a entrare per appoggiarsi a pallino. Però sarebbe stato lungo, con questa forza a entrare. Sì, però sai, se si stampa dietro il fault 3-11. Non è successo un granché. Buta, giro. E questo è veramente una bella esecuzione. Vediamo se ha la forza la gialla di ritornare in difesa. È un filo timida, però 10 punti per lui. Si mette a 57 contro i 38 di Carletto Di Renzo. Di Renzo qui deve fare un capolavoro e difendere. Tirato. Ne fa 10, vediamo la forza della gialla. Sembra lunga. Sembra leggermente abbondante. Punto di palla era preso, anche la quadratura delle biglie ci poteva stare, ma forza è stata esuberante. E qui lo deve schiacciare molto questo giro, anche perché ha questa chiusura sullo stretto per il pallino 3. Di dietro non ci si può passare. Sì. Deve sporcare proprio questo giro. Sì, dal giusto allo stretto. Eccola qua. Guarda qua, me l'ha sporcato benissimo. Bravissimo. E si prende questo pallino da 3. Bravo Antonio, bravo, bravo, bravo. Sì, è stato freddo in chiusura. Visto come è diventata fuori una steccata solo per chiudere il giro, si è disinteressato proprio della sua biglia. Sì. Bravo. Non poteva sfuggire tirandolo così questa chiusura. Maiuscolo per fino a questo momento Antonio Buta. Vediamo intanto la situazione dei nazionali. 1-0 Daniele Montereali sul filo di lana, 62-52. All'Achito Antonio Buta. Gioca di gancio. È stata una giornata lunga questa di biliardo. Più corta sarà domani, ma con delle partite sicuramente scoppiettanti. Eh sì. Che gli otto di domani sostanzialmente giocano per conquistare uno degli otto posti, dei magnifici otto, del Palavela di Torino. Alla fine di giugno sarà l'appuntamento per la finale ai campionati italiani. Giro e pallino da 4 per Antonio Buta. 1-1 di quarta su Romeo, 62-58, impatta il Cannibale dopo che aveva ceduto il primo set a solo 42 punti. Questa è una partita decisiva chiaramente per Romeo. Quarta, se la vince può posizionarsi al numero 1 degli 8 e quindi giocare con il tra virgolette peggiore dei qualificati. Se la vedrà poi con Gualemi, che ha già 3 vittorie in un altro girone, per ora sono gli unici loro a punteggio pieno. Quindi al limite si metterebbero in una posizione tale da poter giocare la finale. Basta. Se vincono entrambi sicuramente sì, si posizionano all'1 al 2, quindi uno nella parte alta del tabellone e un altro nella parte bassa. Intanto tira fuori un giro
Buta favoloso, ancora una volta Buta. Ancora rosso. Ha trovato questa forza adesso Antonio, non le sforza, lascia, al limite lascia lungo. Ha trovato due rossi consecutivi. Lascia corto, Sosho. Sì, scusami. Scusate. Vabbè, ti perdono giusto perché è la decima ora di telecronaca quasi. Vediamo se è... cosa succede dopo questo rimpallo per di Renzo. Mi sa che qui invece Buta non perdonerà di Renzo. A parte è corsa abbastanza, pensavo ci vuole peggio. Una bella mano. Si potrebbe giocare... Però ce l'ha ancora andare avanti di quello di Bilia, Può tirare un lunga con la sua. Sì, come se non ci fosse il pallino. Forse la può ritrovare dopo. Eccolo qua. Ah, se la gioca così morbida, bravo Antonio. Bravissimo Antonio. Ha badato al sodo, si è portato... Ah, non vedo il punteggio, scusami socio. Lo metto subito sul tablet. 25-0. 25-0. Il pallino 4 per... Tira anche l'americano, solo 4. Che dici? Da come imposta, tira anche l'americano. L'ho visto brandeggiare. Vediamo come terminano le biglie. Vediamo se va dietro la biglia gialla al pallino. No. C'è fisso. Vediamolo dalla 1. Ma insomma, fisso può giocare uno striscio a ritornare a pallino da 4. Guarda, una bella figura Antonio, se non ha chiaramente il raddrizzo, Ah sì, anche. Ti torna? Sì, uno sì, striscio sì, può... a portare oppure la bianca giocare... in basso a destra. Può giocare anche solo pallino da 3, andare in buca di destra con la battente, bello anche quello lì come disegno. Allora, oppure può tirare anche il raddrizzo. Ce l'ha per il raddrizzo. E a stornare a pallino da 4 dalla corta. Sì, perché con l'effetto a sinistra torna a pallino da 4. È tutto sommato. Gli è partita un po' poco vivace come rotazione retrograda, ma tutto sommato è assolutamente controllata l'esecuzione. Biglie distanti per Carletto di Renzo che... Vediamo se la gioca o se gioca di un passaggio ad appoggiarsi al pallino, che mi sembra la scelta più saggia. Sì, di un passaggio allungare la biglia gialla, però non si coglie benissimo questo pallino. Secondo me può giocare anche il 3 a scappar via. O anche il 3, sì. Bisogna... Aiuto. Ha giocato solo Stero. Aiuto. Mamma mia che rischio si è preso. Bisognava prenderla solo così, con questa forza. E forse non gli basta. Forse non gli è bastata. Sì, la telecamera... dalla 1. La telecamera dice che sono incollate le vie. Chiaramente da dove è posizionato il nostro cameraman non lo possiamo vedere. Però penso che vada di calcio. Di corta lunga si terrà sul pallino da 4. Vediamo che forza imprime. Questa è una forza secondo me giusta. Sì, ad aprire la posizione. Ha anticipato troppo la battuta e non era facile leggere questa diagonale, Gianluca. Perché si possono avere dei riferimenti, ma anche in presenza di riferimenti è comunque una diagonale che avrai tirato 10 volte in tutto da quando giochi. Poi dipende come la stecchi, quanto effetto gli dai, non ci sono riferimenti. Gira ad andare avanti per Di Renzo, che rimane corto con la sua biglia, si deve un'altra volta affidare al pallino e qui fa 11 punti. Di Renzo si mette a 18, però lascia questo sfaccio ad Antonio, che in delle esecuzioni simili non è stato eccellente nel primo incontro che vi abbiamo proposto, e anche ora buona in termini qualitativo ma non quantitativo, ma non qualitativo questa esecuzione. E qui vediamo se Di Renzo potrà giocare uno striscio di scambio forte arrivo pallino 3. Sì, a fare le due lunghe è al limite, però al limite? No, c'è
Tanto vedete Di Renzo indaffarato a cercare la prolunga, penso. Secondo me, se va a cercare proprio la sua, ha cambiato stecca proprio? E ha cambiato puntale? No, ha innestato la prolunga proprio su una stecca che evidentemente ha deputato ad essere la sua mezza stecca, la doveva solo comporre. Infatti si imposta, mi sembra, proprio su questa... Sì? Sì, sì, striscione a fare lunga di destra, lunga di sinistra. Se la prende scarsa, fa le sette sponde. Esatto. Eccolo qua. Bravo, bravissimo, Carlo. Bravissimo. Capolavoro di Renzo. Solo 4 punti di Castello. Arrivo pallino 3 da C-Replay di questa conclusione. Socio, mi ha sentito. Sì, eh? Sì, sì. Guarda come è uscito bene. Sì, sì, c'era abbondanza di passaggio. Vediamo se butta, gioca normale, ci mette sotto la stecca, potrebbe addirittura giocare a girare, andare a pallino da 4 con la sua. Sotto sponda è dura, ci mette sotto la stecca. Si mantiene sulla parte giusta, sul grosso, ma la pianta lì. Non ce n'è più. ...37-25... ...per Di Renzo. Può giocare anche pallino 3, Gianluca. Tanto nella finale dei nazionali, avanti Girardi nel secondo set, 37-15... ...1-0 il computo del set per Montereale. Qua Gianluca, secondo me, giocherà pallino 3. Vista la scomodità, no. La giocata e gliela in candela questa. 2 punti solamente. Vediamo dove va la biglia gialla. Deve sperare che vada oltre il castello, ma... Più. Questa forse ci stava di non sforzarla. Soprattutto dopo che ti sei riavvicinato, hai fatto 11 punti. Su un giro, altri 7, su questo bello striscione di scambio. Si poteva... Monta lo steccone anche Buta. E il tira, vuole fare il replay della stretta precedente. Dura con lo steccone. Ma guarda un po'. L'unico problema di questa stretta è l'arrivo sulla scatolina del pallino a 3. Stiamo pensando troppo uguale. Limitiamoci. No, è l'unico problema, ma non si può neanche, però d'altronde o rinuncia e tira pallino 3, ma è troppo invitante per un colpitore come Buta, è troppo invitante questo tiro. Ci sarebbe un modo, quello di lasciarla andare un po' di più, lo so, ma te la complichi parecchi, te la complichi e ti diminuisce. Poi non è mica detto molto... che te la facciano sempre, no, sì. Poi soprattutto ci sta anche se puoi anche appoggiarla alla lunga, la tua, sì, appunto, evitare, appunto. Ha detto. Purtroppo per Di Renzo non riesce a fare questo spondabiglia arrivo a pallino 3, si trattava quasi di un'ultima spiaggia per lui. Un'occhiata al pallino per Antonio. No, tira girone. Ma secondo me tira giro a fermarsi lì. No, girone, era girone. Tira girone e ha badato bene di alzarsi sulla lunga per non lasciare l'angolo a scendere. Bravo. con le due biglie. Bravo, è quello che stava guardando. Dice non tiro ad avvicinarmi alla lunga, ma cerco di staccarmi e lasciare un travezzino che si deve non guadagnare di più di Renzo. Di più. 51-26. Spero lo giocherà di calcio. Lo gioca di calcio e direi che Di Renzo se l'hai guadagnato e come. Sì. Ecco, un po' sfortunato qui di Renzo. Sì, sì. Avrebbe dovuto, è un filo corta per questa diagonale, partivano dritte le biglie, bisogna aumentarla un po' la forza. Sì, però ha fatto 2 Gianluca, sì, fa 6, si mette davanti in steola cinese, sì, a quel pallino. Guarda Buta che cosa gli ha tirato e fuori. Guarda come evita il rimpallo, favoloso Buta, chiusura super spettacolare per Antonio. Mamma, che qualità esecutiva per Antonio. 2 circoletti rossi a questa palla.
guarda che steccata ha tirato fuori Buta, ce la fai a rivedere un'altra cioè, volta? La sua non ha fatto neanche due diamanti Gianluca dopo che ha toccato la lunga. Ma davvero stratosferico Buta in questa esecuzione. Sì, sì, dacci l'ultimo replay perché Vincenzo lo dobbiamo rivedere un'altra volta. Fantastico. L'ha portata dritta sul filotto e si è fermata prima del centro del biglietto. L'ha proprio presa piena com'era, con un goccio di effetto a sinistra, l'ha sganciato la sua. Un super Buta, 2-0. No, vince, no, Vittorio, dobbiamo stare seri, è l'ultimo. Buta di 2, la intercetta solo dalla lunga. Terzo giorno di telecronache, siamo tutti molto stanchi, però siamo sempre allegri, eh? Sì, sì, assolutamente. Non, nella troupe il morale è altissimo. È alle stelle, siamo pronti per Torino. Sì. Prima per Sant'Antonino e poi per il gran finale. A Torino, dove staremo insieme, ci sopporteremo per circa 10 giorni, quindi giorno più, giorno meno. 3 punti per... per Di Renzo. Vediamo cosa gioca qua Antonio, perché sta provando. Tutto brutto Gianluca, tutto brutto. Io mi rifugierei in difesa. Sta puntando di lì per giocare. Ma sai che glielo tira il traversino? Di pelo il traversino da 4. No, tirato di pallo. La Paciarotti. La Paciarotti. L'avrei tirata neanche sotto tortura questa. Qui è l'adrenalina che ti fa fare. Sì, perché la sente. Adesso vede tutto. È l'euforia, no? Sì, più sì. Che l'adrenalina. Le vede tutte grosse come. In Toscana si dice come cocomeri. Come cocomeri, davvero. E forse lascia questo passaggio. Guarda un po'. Ci vuole il binocolo per vedere questo passaggio. Però brandeggia qualcosa di forte. Ah no. Qui ci voleva davvero o il binocolo o il cane lupo. Perché era difficile. Comunque guarda, non ti pensare, perché se ha il coraggio di girare un po' di più ce l'ha ancora, la può staccare. Sì, sì. Io non dopo... l'ha sbagliata di tantissimo, Gianluca. Bisogna essere freschi parecchio, perché gioco dopo 10, 8, 9 ore che sei sul biliardo, a me ci vorrebbe il navigatore per fare un tiro del genere. E Buta non è punti. Neanche tanto più giovane di me, perché ha un 74 se non sbaglio. Guarda, ce l'avevo davanti. Nato, sì, nel 74 a Milazzo, provincia di Messina. E qui... come direbbe il nostro amico Auro, la dentierina del serpente. E lo salutiamo anche Auro. Lo salutiamo, Auro. Sì. 7 punti. Questa gliel'abbiamo proprio rubata. Rubata, sì. È bellissima questa qua. La dentierina del serpente è bellissima. Bricolla sul largo per Carletto Di Renzo. Si rifugia in difesa. Il nostro regista è rimasto bene in memoria il diavoletto del 2-0. Del 2-0. Qui per adesso non è neanche in viaggio il diavoletto, no, del 2-0. No. Diciamo al nostro regista, quando è che si manifesta il diavoletto? Il diavoletto si manifesta quando si va 2-1. Quando si va 2-1 c'è il diavoletto del 2-0. E qui si riappoggia un'altra volta al pallino da 3 e qui Buta un po' incerto. Sì. Sì, molto incerto. Questo non è un errore di millimetri, ma di qualche centimetro. E qui penso che glieli butti in terra tutti, di 3 passate e mezzo. Ma anche di 3, Di 3 ad appoggiarsi a pallino, perché di 3 e mezzo lo urta dopo alla seconda passata. Un po' impreciso.
peccato, guarda, in questa occasione dove poteva fargli pagare un errore abbastanza vistoso, non morde. Perché ha fatto il mio pensiero, che mi dico da solo che era un pensiero sbagliato. Ah, ora l'ha sì, fatta diventare ora più sì, difficile. Mi piaci. Sì, sì, no, no, ora l'ha sì, diminuita, gli si è squarciato. Sì, sì. Ora mi piaci di più. Lo sai, io volevo dire che sbaglio, tre passate lì non si tirano, no, perché no, se no, vuoi fare la bella cosa e alla fine fai questo. Sì, perché hai paura di dargliene poco, esatto, allora gliene dai un po' di più. Poi in genere le però poi sei lì e decidi di dare un po' meno e allora effetto, dice forse gli do un po' meno effetto perché l'abbasso di forza. Tre e mezzo si fa e si fanno fa tutti. Le tre passate poi sono una forza facile con la contraria vicino alla sponda, con la contraria molto alta è una forza complicata. Buta, qui si sta, c'è qualcosa adesso in Buta, eh? Forse la consapevolezza che potrebbe far suo il set, non parte più cristallino in questo momento il braccio al messinese. Ora faccio due conti di set e ti dico cosa gli è venuto a Buta. Giro per Carlo Di Renzo e questa fa rosso. 10 punti per Carletto Di Renzo, gran bella esecuzione questa per lo chef abruzzese. Buta. Secondo me ha Buta angolo di mezzo colpo di prima solo in chiave realizzativa, anche qui abbastanza approssimativo Antonio. Secondo me Buta ha bisogno, lui sa e ha capito, lo sapeva prima, il match gli si è messo benissimo sul 2-0 e sa che per passare il turno ne deve vincere anche il terzo senza perderne punti, eh. Ah, deve fare 3-0. Eh sì, perché senti, il primo incontro ha perso 3-2. Quindi ha fatto 2 punti. Il secondo incontro ha fatto allora ha vinto 3-1 con Dio m'aiuta. Poi purtroppo per lui ha dovuto cedere il passo a Freddi per 3-0. Quindi secondo me l'unica chance che ha è il 3-0. È il 3-0 per sperare di... Tanto bella questa sventaglina di Antonio Buta. 10 punti di arrivare secondo dietro a Freddi che ha già vinto il girone. Chi concorre con Buta alla seconda posizione? Dio m'aiuta che sta... No, deve tifare per forza, Dio m'aiuta, perché se vince Caratozzo lo va a 3 vittorie Caratozzo. Quindi, secondo me, ha dato un'occhiata al match tra Dio m'aiuta e Caratozzo, gli si sta indirizzando molto bene perché Dio m'aiuta ha vinto la prima. Ah, ho capito. E quindi i pensieri si fanno, insomma. Un po' di distrazione ti può venire. Ti dirò, guarda, faccio un aggiornamento al volo. Praticamente Dio m'aiuta ha vinto 3-0. Perché? Perché 57-35 ho fatto l'aggiornamento sul sito e è 57-35 avanti 2-0. Quindi praticamente Dio m'aiuta ha vinto. Senti là. Risultato che gli comodava, ma forse solo in parte, forse magari doveva sperare una vittoria meno netta di Dio m'aiuta. Perché potrebbe andare in corsa Dio m'aiuta a questo punto. Eh sì. Ci vogliono ingegneri nucleari per fare questi cose. Ma è giusto così, è giusto, perché almeno si evitano che le ci possano stare anche solo dei sospetti. Diciamo. Finita intanto. È finita, quindi ha vinto Dio m'aiuta, che si porta a 2 vittorie. Si porta 2 vittorie. In questo momento c'è Antonio che si sta spegnendo come una candelina. Ha capito che, che non è passato Dio m'aiuta. Dio m'aiuta ha vinto la prima 3-0, poi ha perso 3-1 da Buta, però poi ha perso 3-0 da Di Renzo. Secondo me Buta ce la può anche avere. Chi non è passato penso sia Caratozzo. Dai, Caratozzolo. Ah beh, 2 vittorie anche lui, eh. Mamma mia. Diventa tutto un gioco di incastri che... Giro ha vinto la a rimanere prima, sulla lunga per Buta in arrivo pallino di 3.
vinto il primo 3-1, poi il secondo 3-2 e poi ha perso 3-2 con Freddi, ha perso 3-0 con Dio m'aiuta, ma è tutta da vedere. Ci mette sotto la stecca, seconda e terza a scambiare per questo filotto di Carletto di Renzo. Gioca di sventaglina. Addirittura sì, perché era piuttosto alta la palla avversaria, quindi quando è molto vicino alla mezzeria passa più facile anche di sventaglina. Chiaramente passa prima la palla avversaria sull'intersezione delle traiettorie. Occasione per Buta, vediamo se con la biglia così distante dalla corta riesce a fare il primo capolavoro, perché l'ha fatti tutti, ma con la biglia avversaria vicino a sponda. Non riesce a marcare 10 punti. Non gli è partito effetto. Se gli è partito, gli è partito un velo d'effetto a destra, Gianluca. Ci sta. Perché ha cambiato tanto traiettoria la biglia di Renzo, sì, in davvero, seconda passata. Mi ha stupito infatti. Pallino da 4 per di Renzo. Che rimane lucido nonostante lo svantaggio, però il vantaggio ce l'ha nella seconda. Questo pallino da 4 mi sa che non lo realizza. Gli va vicino ma non lo fa. Però ascolta, a 40 con l'avversario a 28 mettersi vicino a 4 e dargli il problema di dover andare via a lui, tutto sommato. Devo andare di vortice, come dice Maggio. Porta via tutto. Non gli è partita. No, oppure gli è partita, ma con questo tipo di forza devi mirare. Sì, devi mirare la buca di mezzo. Il centro della lunga. Della lunga, sì. Ma non gli è partita alla fine. Gli è partita, ha girato subito, anche perché è un errore che si vede rarissime volte anche da giocatori di categoria molto inferiore a quella di Buta. Che al limite si porta via un birillo solo, portarne via due. Sì, l'ha proprio centrato in pieno il castello. E c'entra in pieno il castello anche Di Renzo che ne fa 14. E chiude. Chiude 2-1. Ed eccolo il diavoletto, Vittorio. Eccolo qua il diavoletto. Il nostro regista Vittorio Murra ha una memoria di un elefante. Intanto 1-1 nella finale tra Girardi e Montereali. Avanti Girardi nella terza per 42-38. Ma te 2-0 Montereali? No, 1-1. 1-1. E avanti Girardi 42-38. Pagherei per dirla questa che ci ha detto il nostro regista in cuffia, ma non la possiamo dire anche neanche sotto tortura. Anche quella di prima. No, se la diciamo ci strappano il contratto. Sì. No, subito. Ci strappano il contratto e ci chiudono la partita IVA, socio. Sì, assolutamente. Buta. Giro. Comunque Buta, quando è passato di grado a Vittorio Mura, quando è passato di grado a regista, è migliorato anche in simpatia. Simpatia, insomma, sta nel gruppo anche con un altro, un'altra verve. Sì, con un'altra verve, un'altra voglia di fare proprio. Intanto 8 punti per Carletto Di Renzo, che con un po' di fortuna sull'angolo a scendere trova un rimpallo nel centro al biliardo che crea questa involontaria interferenza di pallino. Due uomo di tre per Antonio Buta.
ci perdonerete se alla decima ora di telecronaca divaghiamo un po' più del solito. È un buon pallino da 4 trovato da Buta, disimpegno più che onorevole del siciliano. Di accosto dalla lunga. Aia. Questa socio non la questa coglie. Questa se ne va. Come dice il coach. Non la coglie. Angolo di misura e pallino da 4. Ma di misura sei sicuro Gianluca? Ma io non lo tirerei mai di misura, io lo allungherei. Che senso ha tirarlo di misura? A parte l'ha fatto, ma il pallino ti riporta nella buca e hai anche una percentuale migliore. Non ti ho detto che lo tirerei di misura, però vedevo come brandeggiava. Sì. Te lo chiamava la Buta, l'ha giocato benissimo. No, ma ne abbiamo già parlato anche ieri, però, quello è un tiro che io rifiuto già se non c'è il pallino, figurati con il pallino. Rimpallo per Carletto Di Renzo, fortunato nel rimpallo, relativamente fortunato, comunque realizza un pallino da 3, ma Buta ha la possibilità di andare a battere questo girone, lasciare entrambe le biglie sulle lunghe, ci vuole una bella steccata, ma c'è il tiro. E qui passa, passa nella terra di nessuno. Sì, gli è, come si dice in Toscana, gli è montato un po' addosso, quindi l'ha chiusa, aveva bisogno al limite dell'errore contrario. Sì, però relativamente, perché se vedi ha diminuito la forza. No, tutto sommato era impostato un po' stretto. Alla fine se lo avessi giocato di colpo in testa è sicuro di farlo largo. Sì. Di colpo sotto si sarebbe dovuto spostare un po' troppo e allora alla fine ha mantenuto un po' questa via di mezzo, questa via di mezzo diminuendo la forza. Male. Si butta come un falco su questo sfaccio Antonio Buta. Tira la disventagliena, penso. Aia. Non ha controllo, però gli va bene perché la gialla passa lontano. Ha preso proprio lo spigolo o la corta? Secondo me lo spigolo, il blocco ha preso. Vicinissimo al blocco. È più corta che spigolo, Angolo per Carletto Di Renzo, vediamo come decide di giocarlo, a portarle nello stesso quadrato entrambe. Intanto fa tre birilli, vediamo cosa prende la gialla, se prende la corta e si rialza in steola. Buona esecuzione, tutto sommato, rimane a ruota. Chi a Buta non gliel'ho mai viste giocare di calcio queste. Ma sai, questa palla di calcio è proprio un tiro che devi, tu stesso mi hai sempre detto, devi averne sia parlato e ne devi avere anche giocate tante, perché devi capire devi capire la forza e l'effetto da impartire rispetto alla diagonale, poi fondamentalmente sta tutto lì il segreto del tiro, capire la battuta. Il fatto è che tirarla di calcio la forza è quella, a meno che non si sbagli di tanto. Tirarla di prima, Gianluca, ha una porzione per ogni forza. Capito. Alla fine decide di giocarla così, ma prende 6 punti, alla fine è una buona soluzione. Allora, anche di calcio la forza varia leggermente rispetto però alla frontalità. Però molto meno rispetto a sbagliarlo sul largo, sullo stretto, e sbagliarlo sul largo, sullo stretto. Soprattutto sul largo, fai un... spesso e volentieri. Sì, però sullo stretto, lo sbagli sullo stretto delle volte, poi puoi rimanere lungo dall'altra parte. Sì, ma ne ha tante di variabili di errore. Tanto riesce a fare lo stradifficile Carletto Di Renzo. Riesce a passare dal rimpallo facendo il giro stretto, sinonimo comunque di una steccata qualitativa, se no si rimpalla. Qui secondo me starà sul largo di questo giro, largo sì, ma non troppo. Andare proprio in buca con la sua.
o tra, il buca, tra la buca e il 10, qui ha cercato niente. Castello, sì. Buon per lui se va trova difesa ultra bene a... qui gli è proprio rimasta nella stecca. Questo è un sinonimo di tensione, segnale di tensione. Potrei scrivere un libro su questo segnale. Perché qui doveva farlo largo ma non troppo. No, alla fine certo. Perché poi lo poteva impattare di due. Ora l'ha preso di tre, no. Ma lo poteva impattare di due. Esatto, nell'eccessivo largo. Che forse era anche la cosa peggiore che gli potesse succedere. Perché poteva pagare sfaccio dopo. Verissimo. Pensa com'è cambiato dall'adrenalina che aveva fino a poche steccate fa, che questo giro qua se lo sarebbe mangiato a ora, ma è il bello anche del nostro gioco questo. 3 di calcio per Buta, palla avversaria sul largo, stretta e corta. Sinceramente non capisco come mai possa essere andato in tensione Buta, anche perché... Anche perché è avanti, 33, è avanti, 19. Ma sul 2-0... E poi sì, magari hai l'obbligo di dover fare 3-0 per sperare, ma se davvero pensasse come può stare il suo avversario che ne sta perdendo 2-0. Esatto. Cioè io personalmente mi sono tante volte tolto dalla tensione in terza partita pensando quando vinco 2-0 a come può stare, a come può stare l'altro. Che secondo me sta un filo peggio. Di prima Antonio Buta 3-2-5 con buon controllo della battente. Certo, ci sono tutti i segnali che stanno andando tutti verso Buta. Sì, tra l'altro. Dato un motivo in più. Intanto guarda, ha inquadrato Pippo Nicotina che è il semifinalista, è arrivato terzo a questa gara. Sì, l'altro alla, semifinalista. Alla gara nazionale. Esatto, è stato Cicciolet. Qui fa un ricamo, faccelo rivedere al replay, guarda che bella questa frustata. Ma che bella questa frustata di... Bello davvero, sì. Di Renzo. Ti stavo dicendo, sul biliardo televisivo Rai, la finale dei nazionali, 2-1 Girardi. E sostanziale equilibrio in quarta, 21 Girardi, 27 Montereali. Vediamo se ce la farà Montereali a portare la partita alla bella. E più che altro, diciamo, chiudere il cerchio dopo la nascita della bimba. Fargli un regalo speciale. A lui, chiaramente, alla sua bellissima mamma, sì, Lucia Biondolillo. ...38-25... E qua Luca, che tiriamo? Sponde palla, venire via d'effetto, non così assolutamente. Di palla fine. Assolutamente. Ma no, ma gli è anche partita timida. Lì più che altro è la palla, la battente va via solo con l'effetto. Hai tanta porzione. Bisogna steccarla profonda e con tanto effetto. Si prendono un po' proporzione da sole con le biglie. Ma è in questo momento, ti ripeto, stiamo parlando di un Buta che è confuso, emozionato probabilmente. 38-25. Qui sullo stretto. Vediamo se è uno stretto che gli porta almeno un doto il pallino da 3. Qui se non si attacca Buta lascerà andare il braccio, guarda ci si è già messo, questo può essere anche un tiro liberatorio, un filo stretta la fa, qualità esecutiva è spaziale, la fa
Sì, però non gli è partita la solita steccata fiondata che tira sempre. Bravo, sì. E infatti gli è rimasta anche un filo corta. E infatti quando... è venuta troppo stretta. Esatto. È perché quando... l'aveva, se ci pensi, in questo biliardo l'aveva presa al cuore. Al cuore, sì, se gli dà forza. Se gli dà la forza della corta, quel metro in più, fa il rosso, eh. Sì, sono assolutamente d'accordo. Seconda e terza per Di Renzo, questa non scappa. Addirittura larga. Mamma mia, fa una cosa stradifficile Di Renzo. E la biglia bianca si mette molto più attaccata alla corta che alla lunga. Vediamola dall'alto. Più attaccata alla corta che alla lunga. Quindi ci potrebbe qui tira le 6 o le 4. Ma ci potrebbe essere anche di un passaggio, sai, questo angolo. Ma quest'ora... non ce n'è più. No, questa si avvolgerà troppo. Ecco, così non l'avrei mai tirato. Volentieri tiro forte le 6 o quello che viene di 4. Sì, o che di solito se la scarseggi entra nel castello e esplode. Sì, ci sta. 27-40, 2 a 1. Poi dopo punta. Vedi quel pallino là. Ma se fai pallino subito segni 3. Sì, sulla grossa. L'unica cosa da non fare è rimpallare. No, certamente. Sarebbe andata a 41 con due biglie che devono ancora girare per il biliardo. Di misura di Renzo. Vediamo se gliela mette sul rosso. Solo due punti per Di Renzo. Che aveva trovato una stramisura. Buon per Buta che... che non gliel'ha messa al posto del rosso. Qui Buta deve andare di 3 passate. Mamma mia, lì è scomodo tanto, eh. E può dargli noia anche pallino, mi sembra. E stare attento Antonio di non toccare il pallino. Qui si è rialzato e riabbassato troppe volte. Si può anche essere stancato molto per questa esecuzione, eh? La giocata infatti è passata nel vuoto. Tante volte, a me una volta Giachetti mi consigliò quando ti metti giù, ti rialzi e ti devi prendere una pausa a rialzare perché le gambe sono troppo stanche. Poi a fine giornata così... Sì. Guarda com'è rimasto, mi sa, di 5 sponde spaccato a biglia piena. Sì, col pallino. Qui gli monta un po' addosso. Non ha fatto un perfetto cambio palla e il risultato è stato farlo stretto. Adesso sì, adesso una 40-29. Gioca a giro a scambiare o se ne va di pelo? O pallino 3. Non ho idea, ti piace come risposta, come dici tu? Forte sul pallino da 3, eh. No, l'ha giocato penso controllato così. A spostarsi con la battente. Non lo so, è una forza strana, non l'ho mai tirato. Giro. Gioca a ingaruffare, leva solo il rosso di Renzo. Questo prendiamoci il replay di questa conclusione. Leggermente corto forse. Ma, tanto arrivato, corto, dice. Socio, non mi pare. Giudicare dall'espressione di Renzo... No, questa stanco, è ma... Stanco... Ma ancora con ma l'occhio ancora vispo. Lì, ma ancora lì, ancora sì. Ancora lì. Butta sullo stretto e qua non si salva, è con quel pallino lì un'occasione d'oro per Di Renzo. Sì, la vede. Sullo stretto ci finisce proprio dietro, sul rosso non lo so, ma sullo stretto ci va dietro. Sullo stretto però questa è troppo stretta, Gianluca. Corta poi questa. Pericolo scampato per Butta. E spioncino mi sa.
c'è lo spioncino e qua gli lascia andare, qua gli lascia andare il missile. Però qui porta via pallino, Beh, lo segnerà, come abbiamo detto prima, ormai è troppo in tensione. E qui l'ha sbagliata dalla parte contraria, questa sarà larga. Qui si è spostato, perde 4 punti però. 4 punti, diciamo che sono un buon bottino su questa esecuzione. Eh sì, da come era partita questa biglia, certo, gli avessero detto che gli dava 4 punti in questa esecuzione. Non la faceva neanche fermare. Non le facciamo neanche partire. 47-39, vediamo se riesce a fare un miracolo ad aprirla troppo come prima. E qui memore di quello che era successo prima, l'ha incandelata. Ricordi una posizione l'aveva aperta troppo sul 2. Quando poi butta tiro l'angolo di cui abbiamo discusso. Guarda il punteggio, Antonio Buta. Di mezzo colpo questo angolo, 3 birilli per Antonio. Questi sono importantissimi per lui. E alla fine vedi, si è affidato a una steccata che è quella che gli dà più sicurezza, fondata con un po' di ponte lungo. È proprio il suo marchio di fabbrica. Qui è stato molto lucido, perché poteva essere tentato di tirarlo ad andare avanti. Invece rimane lui comunque il modo più difficile, a prescindere dai rimane momenti. Il modo più difficile, però se non sei lucido puoi ti può venire in mente, ti puoi tirarlo anche in quel modo. Sì, sì. E adesso match point per Buta. Tira l'angolo. E qui invece doveva fiondarla. Sì, perché questa si è preso proprio la forza più difficile. Qui si è presa la forza più difficile. E poi la steccata più difficile, casomai avesse sbagliato di tanto la porzione di palla, poteva addirittura rimpallare, più forte meno. Qui lo doveva interpretare come uno striscione. Ecco, batterlo come bravo, batte lo striscione. Bravo, bella sono, questa società. Sono d'accordo, sì. Ricolla per Buta in risposta alla mezza garuffa di Carlo Di Renzo. Questa è buona. Buona sul largo a preocchiale. Molto molto buona. 5 a chiudere per Buta, 21 a chiudere per Di Renzo, se si vuole leggere il punteggio al contrario. La volta ci dà indicazione. Di Renzo dall'altra parte del pallino. Si deve affidare a prenderla piena. E non. Questo pallino che gli corre un po' incontro, però Buta fa il ponte lungo, sicché c'è la centrale questa in questa chiusura. Vediamo se Buta brucia. 2 ci sono, vediamo se c'è il 3 in arrivo. Secondo me gli passa di fianco, appuntamento rimandato. Fatto 2 curve. Certo che gli è passato veramente a un nanomillimetro sia in andata che in ritorno. 57-39, intanto si è tolto da 55, socio. Che non è male. E non è poco togliersi da quel numeraccio. Di Renzo tutto per tutto, sfila dietro a pallino, è lungo. Però posiziona la sua biglia in buca, però intanto Buta la vede. Sì, ma non è che ci facciamo tantissimo con quel vederla. Ma qui se gliela fa vedere forse è meglio per lui. Se, qualora non dovesse trovare difesa. Sì, sì, certo. È meglio per Buta. Certo, di sicuro non gli deve regalare qualche punto. Quattro punti concessi a Carlo Di Renzo che si mette a 43. Ma io mi sarei assicurato di andare nel quadrato superiore con la mia biglia, prendendola tanto scarsa. Di Renzo ci però prova. Di Renzo ci prova, ma non ce la fa. Vediamo se qui Buta tirerà.
te ne vedi di questa biglia? Sta guardando il raddrizza a pallino da 3. Sì, infatti sta tirando quello, eh. Ah mamma, guarda, no, è la porzionaccia. No, no, bisogna cancellarlo qua il raddrizzo probabilmente. Si tira angolo e pallino da 4. Si tira l'angolo. No, no, lo tira, guarda. Mamma mia, che paura col birillo, Nicola. Ma ora mi piace, Antonio. C'è il punto morto di questo tiro, eh? Sì, sì. Però non se lo prende il punto morto, si Bravo, prende il pallino Antonio. Da 4 e vince Buta 2-1 con 3-1 con grande pathos questo incontro.